Ortona, cittadina della provincia di Chieti, è costituita da circa 30.000 abitanti, distribuiti nel centro in numerose contrade e frazioni. Città di origine antichissima, si affaccia sul mare da un'altezza di 100 metri e vanta di possedere uno dei porti più importanti d'Abruzzo, non solo aprendosi al turismo con la costruzione di moli e attrezzature per l'attacco di imbarcazioni da diporto, ma molto importante è anche l'attività della pesca, anch'essa trasformatasi nel corso dei secoli per attrezzature, quantità e qualità di pescato. La spiaggia di Ortona prende il nome del Lido Saraceni, d'estate gestita da attrezzati stabilimenti balneari, ma chi preferisce c'è anche uno spazio di spiaggia libera. Da qui si snoda una serie di calette delimitate da scogli e promontori, rendendo ancora più suggestivo il paesaggio. Questo porto ha anche un'importanza storica. Da fonti e testimonianze, proprio da qui, il 9 settembre 1943, dopo l'armistizio, il re Vittorio Emanuele III fuggì imbarcandosi per raggiungere Brindisi. Ortona da qui inizia una lunga e violenta battaglia combattuta dalle truppe tedesche e canadesi, con la vittoria di questi ultimi per aver liberato Ortona dal secondo conflitto mondiale, ormai rasa al suolo, e dallo Stato fu assegnata la medaglia al valor civile. Dal promontorio si può ammirare il castello aragonese, costruito nel 1447 per decreto del re Alfonso d'Aragona come fortezza militare per la sua posizione strategica. Dopo anni di lunga restaurazione, è stato inaugurato e aperto al pubblico nel giugno scorso, diventando una delle maggiori attrazioni turistiche da visitare. Uno dei punti di passeggio e di incontro per gli ortonesi è la passeggiata orientale, restaurata nel dopoguerra. Da qui si può ammirare uno spettacolare panorama. Da qui si affaccia il Palazzo Farnese, un famoso edificio costruito nel 1584 come residenza estiva della regina Margherita d'Austria, che comprò due anni prima la città di Ortona. Il palazzo oggi ospita il Museo Civico di Arte Contemporanea e la Pinacoteca Cascella. Proseguendo la passeggiata orientale si incontra il Teatro Vittoria. Maestoso e famoso teatro venne inaugurato il 20 febbraio 1930 e fu ideato, progettato e finanziato dall'ingegnere ortonese Tommaso Pincione. La sua luminosa facciata è valorizzata dalle statue bronze di due aquile e dalla statua centrale che rappresenta la musa Melpomene, fra le maschere della tragedia e della commedia. È stato restaurato e inaugurato di nuovo nel gennaio 2006 e dedicato al grande musicista e compositore ortonese Francesco Paolo Tosti. Di fronte al teatro c'è il monumento del compositore, circondato da eleganti fanciulle, simbolo dell'incarnazione delle grazie e delle sue melodie. La strada più frequentata di Ortona dal 1800 è il Corso Vittorio Emanuele, luogo di appuntamento e ritrovo, sede di negozi e bar, ormai entrati nel tessuto storico della cittadina. Sul corso si affacciano alcuni bei palazzi ottocenteschi e del primo Novecento, ed è stato da poco ripavimentato con composizioni di marmo. Thank you.
Uno dei simboli più importanti della città ortonese è la cattedrale San Tommaso. Acquistò importanza maggiore nel 1258, quando il capitano ortonese Leone Acciaiuoli riportò dall'isola greca di Chios le ossa dell'apostolo Tommaso. Ogni anno la cattedrale è gremita di pellegrini e ogni prima domenica di maggio si dà luogo alla festa più importante per gli ortonesi, il perdono, legato appunto al santo patrono Tommaso. La piazza di San Tommaso è molto importante anche durante il periodo estivo, perché viene organizzato la sagra di antichi sapori e mestieri, in modo da poter gustare i vari prodotti tipici della tradizionale cucina ortonese e ammirare le lavorazioni tradizionali del rame e del ferro, in modo da far apprezzare l'artigianato locale. Ortona è una città piena di risorse, dunque, sta crescendo sempre di più a livello turistico perché ha le potenzialità di sfruttare il turismo balneare, religioso, culturale ed enogastronomico. Ed è grazie a questi fattori che la rende una città unica e quindi vale la pena di visitare.